Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV, ben ritrovati con il quotidiano appuntamento con l'informazione di Alghero. Apriamo parlando del problema Posidonia. Ieri abbiamo documentato con le immagini la ripresa dei lavori di riposizionamento a Maria Pia, che ha fatto storcere il naso a più di un balneare per l'utilizzo di mezzi pesanti, ma anche per la presenza di rifiuti. Questa mattina proprio in quella zona si sono ritrovati alcuni balneari, ma anche esponenti politici. Sentiamo proprio le loro parole, iniziando dal consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde, passando per Michele Pais della Lega e Umberto Borlotti per Sardi Liberi, Mario Conoci del PisDAZ e Patricia Petretto per Azione Alghero Energie per l'Italia. È una situazione incresciosa e paradossale. Mentre il PPR blocca la realizzazione della quattro corsie per motivi legati all'ambiente, qui il Comune di Alghero sta deturpando l'ambiente, un vero e proprio disastro ambientale. Le dune le stanno completamente demolendo con mezzi pesanti che entrano sul litorale, sulla spiaggia, cosa mai vista da 30 anni a questa parte, e stanno scaricando una poltiglia informe fatta di fango, microplastiche, rifiuti. Stanno veramente rovinando l'ambiente. Io credo che il sindaco debba mettersi una mano sulla coscienza, bloccare immediatamente questi interventi, perché la collettività non può più tollerare questo modo di procedere. Occorre raziocinio, occorre tatto, occorre intelligenza. Questo problema della Posidonia deve essere affrontato una volta per tutte con gli strumenti giuridici e con gli strumenti del buon senso che mi pare che manchino a questa amministrazione. Siamo al centro di stoccaggio della Posidonia a Maria Pia, dove l'amministrazione ha deciso di riversare un cumulo di mondezza che si trovava prima a San Giovanni. Noi riteniamo che questo sia un danno ambientale mostruoso. La posizione della Lega è di assoluta opposizione. Faremo di tutto perché insomma, l'amministrazione cambi questa decisione, perché è una decisione che danneggia i cittadini, danneggia Alghero e danneggia il patrimonio più grande che è quello ambientale. Ma stiamo assistendo alla deturpazione del patrimonio ambientale di Alghero. Qua c'era una spiaggia bianca, perfetta e fruita da tutti, che oggi viene rovinata dall'accumulo di un rifiuto pieno di plastiche, pieno di materiali che incompatibili con l'ambiente. Stanno rovinando il nostro patrimonio ambientale. Sì, un problema veramente assurdo che evidenzia lo scollamento tra l'ente regolatore regione e l'ente attuatore comune, dove la difficoltà di un'interpretazione, di un aggiornamento della norma sta creando questo sfacelo. Noi riteniamo che immediatamente vada sospeso il bando quadriennale, che vincolerà anche la prossima amministrazione. La qualità del servizio che si sta ipotizzando è pessima, non ci sono soluzioni tecniche logiche. Quindi ci auspichiamo un'immediata sospensione e una rivisitazione del bando. Siamo qui per protestare contro questa azione scellerata messa in atto dall'amministrazione e dall'azienda che sta attuando i lavori. Avete già visto come la duna sia stata completamente devastata, delle dune che sono protette non possono essere devastate così dai mezzi pesanti, ma soprattutto voglio farvi vedere qual è la grande differenza tra il materiale che dovrebbe essere riposizionato sul litorale, che è questa, la Posidonia asciutta in buone condizioni, la cosiddetta paglia marina. Questa è quella che la norma prevede che venga riposizionata, e questa è la poltiglia che si sta mettendo, materiale decomposto, misto sabbia, misto plastiche, legname, tronchi, c'è di tutto. Questo è ciò che si sta riposizionando, questa è plastica. Tra l'altro viene riposizionata su un litorale che era già sporco, conteneva già del materiale portato dalle mareggiate e lasciato dagli uomini. Non capiamo come si possa andare avanti così. Abbiamo già chiesto la sospensione di questi lavori, sono già state fatte delle denunce alla Procura della Repubblica. È in atto un vero e proprio disastro ambientale, qualcuno ne pagherà le conseguenze. È inaccettabile che la nostra principale risorsa, le nostre bellissime e splendide spiagge candide e bianche, vadano distrutte in questa maniera. È inaccettabile che il nostro pane quotidiano vada con atti così irresponsabili distrutti. Se noi non lo proteggiamo, il nostro ambiente, la nostra natura, che futuro ci può aspettare? Ritorniamo in studio, ci spostiamo ora nel quartiere della Pietraia, che sarà al centro di un progetto di riqualificazione urbana. 3.150.000 euro il finanziamento a disposizione tramite il cosiddetto bando periferie.
Il bando periferie premia la progettualità del Comune di Alghero e della Facoltà di Architettura con il finanziamento di 3.150.000 euro. Dalla partecipazione dei residenti nasce la riqualificazione urbanistica della Pietraia attraverso la sintesi di un lungo lavoro di ascolto fatto dalla Facoltà di Architettura che individua le soluzioni progettuali dedicate alla rinascita architettonica, economica e sociale del quartiere, traendo ispirazione dalle migliori esperienze internazionali. La riqualificazione parte dal progetto di restyling del mercato civico e della piazza circostante e mira a garantire servizi, generare sviluppo attraverso le imprese e le attività produttive, investire sulla qualità della vita. Il progetto delineato in questa fase dalla professoressa Alessandra Casu, ricercatrice e docente di urbanistica presso il Dipartimento di Architettura di Alghero, approvato nei giorni scorsi dalla Regione su proposta dell'Ufficio Programmazione e dei Lavori Pubblici dell'Amministrazione Bruno, ha lo scopo principale di ricucire il quartiere con il contesto urbano. Azioni quindi volte a incrementare gli spazi pubblici, migliorarne il drenaggio superficiale delle arterie di collegamento al Lido, aumentare le aree verdi anche attraverso un generale riorganizzazione della mobilità interna e degli spazi destinati alla sosta delle autovetture. Il progetto, spiega il sindaco Bruno, farà da apripista per gli altri quartieri cittadini nell'ambito della nuova programmazione urbanistica. La nostra attenzione è rivolta ad attuare il processo di recupero del quartiere della Pietraia, già in atto, che prevede diversi interventi ad attenuare il degrado urbano in cui si trova. Diverse le azioni in agenda nel quartiere, la realizzazione di un micronido comunale presso il complesso scolastico La Pedrera di via Corsica e via Malta, la riqualificazione delle scuole attraverso il progetto Iscola con investimenti complessivi per oltre 700.000 euro, l'avvio della No Tax Area nel quartiere con l'opportunità di sgravi fiscali per le nuove imprese. Iniziativa quest'ultima che ha visto l'assessorato alle attività produttive impegnato con l'assessore Ornella Piras nel proporre a commercianti, artigiani, professionisti l'opportunità per un vero rilancio economico e sociale del quartiere. Gran parte del programma finanziato tramite il bando periferie sarà intanto destinata al mercato civico, oggetto di un intervento che ne prevede la ristrutturazione e il recupero funzionale, migliorando la qualità degli spazi interni, rendendoli maggiormente idonei alla pratica commerciale contemporanea, indirizzando lo spazio ad una migliore fruizione anche per attività di tipo culturale. Si terrà martedì 22 gennaio alle 16 presso gli uffici della Segreteria Generale in piazza Porta Terra una nuova riunione rivolta ai rappresentanti delle associazioni sportive locali interessati ai bandi per la concessione del servizio di gestione e riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, l'ammodernamento, il potenziamento e miglioramento dei servizi nelle strutture sportive. L'incontro segue la riunione svoltasi la scorsa settimana su richiesta di alcune società sportive. L'obiettivo è fornire i più ampi chiarimenti su diversi aspetti dei bandi e illustrare nel dettaglio la finalità che l'amministrazione comunale si prefigge con i diversi procedimenti. Arrivano infatti regole chiare per tutti, si introducono i criteri di sostenibilità ambientale finalizzati al risparmio energetico e si garantisce una corretta e moderna gestione delle strutture comunali, sottolineano in una nota dal comune. Gli impianti interessati sono la palestra Vittorio Corbia, lo stadio Mariotti, palestra Mariotti, la palestra Luca Manchia, il campo sportivo da calcio La Taulera, l'impianto rugby e l'impianto polivalente di atletica con durata della concessione stimata in 6 anni. E la previsione di investimenti nell'impiantistica, nell'adeguamento normativo e sui servizi aggiuntivi di aggregazione sociale e sportiva. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco. Proseguono gli Open Day negli istituti superiori algheresi questo pomeriggio dalle 16 alle 19, domani dalle 10 alle 13. I laboratori del liceo scientifico Fermi rimarranno aperti per consentire ai visitatori di utilizzare e vedere la chimica, la biologia e la fisica in prima persona. A questo si aggiunge una nuova offerta, un'aula nuova per il futuro dei giovani, nata grazie alla progettazione del team scolastico e alla collaborazione delle imprese Rumundu e Primo Principio. Si chiama Aula 4.0, il meglio dell'innovazione. Poi ci sarà anche tanto altro ancora da vedere, così come all'Istituto Tecnico Rot, che ha scelto le stesse giornate di oggi e domani per presentare l'istituto, i suoi percorsi formativi, gli ambienti di studio, i laboratori e le palestre. La Commissione per l'orientamento promuove gli incontri con i genitori e con gli studenti in occasione del proprio Open Day, che si svolgerà nel pomeriggio di oggi dalle 16 alle 19 e domani mattina dalle 10.30 alle 12.30.
Le associazioni Volontariamente Alghero e Primavera Ollus si aggiudicano ex aequo il primo premio da 1000 euro del concorso Lu Presepi dell'Alghe, indetto dalla Fondazione Alghero, inserito nel programma di eventi Mes che un Mes. A designare i vincitori è stata una giuria composta da Tonino Serra, interior and flower designer, presidente di giuria, Padre Rino, presidente con Tonino Serra della giuria, e Renata Fiamma, architetto e vicepresidente della Fondazione Alghero, segretario verbalizzante. La commissione ha ripercorso attentamente le nuove proposte in gara, decretando menzioni d'onore ex aequo: Centro Commerciale Naturale, Centro Storico, Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato, per la grande partecipazione dimostrata, per aver sposato appieno il senso del Natale, per la voglia di dare nuova vita agli spazi verdi della città e utilizzarli come ambientazioni ideali per il presepe. Terzo premio ex aequo, 200 euro a testa, al Comitato Festeggiamenti San Marco e Associazione Piazza Civica. Secondo premio ex aequo, 200 euro a testa, Istituto Fondazione Lavagna e Parrocchia Santa Maria Goretti e Coro Polifonico Algherese. Premio ex aequo, 500 euro a testa, come detto, Associazione Volontariamente Alghero, Associazione Primavera Ollus, per aver rappresentato in maniera pura e autentica il senso della natività, per aver utilizzato ingegno e semplicità, sapienza e fantasia nell'elaborazione di presepi in grado di rappresentare non solo il Natale ma anche loro stessi come comunità. In particolare l'attesa e l'accoglienza dimostrata alla giuria, nonché la straordinaria emozione trasmessa, hanno colpito profondamente i giurati, che all'unanimità hanno avuto il piacere di conoscere due realtà algherese importanti e di premiarle con il primo premio. Le premiazioni avverranno il prossimo 2 febbraio presso la Cattedrale di Santa Maria in occasione dell'evento conclusivo di Mes che un Mes, con un concerto delle corali che hanno animato la città durante appunto le feste natalizie. Il circolo filatelico numismatico del modellismo e collezionismo algherese si apre alla città mettendo in mostra alcuni degli oggetti collezionati in tantissimi anni. In questi giorni nella sede di Via Valverde sono andati a visitarlo anche diverse scuole cittadine. Ne abbiamo parlato con il presidente Giuseppe Fadda. Il circolo filatelico numismatico e del collezionismo del modellismo di Alghero ha voluto organizzare questa mostra nella sua sede, in quanto è la ricorrenza del 40° anniversario della sua fondazione. Il taglio che abbiamo voluto dare a questa mostra è un fatto che più riguarda i ragazzi, i giovani. Abbiamo voluto, con le cose che presentiamo, dare ai ragazzi la possibilità di collezionare anche loro e di far vedere che si può collezionare tutto. Collezionisti si nasce, sia nel nostro DNA, e poi man mano ci si perfeziona. Noi abbiamo pensato di voler appunto mettere a disposizione dei ragazzi tutte queste cose che voi vedete adesso esposte. Cominciamo con i diorami. Abbiamo i diorami della Prima Guerra Mondiale, una simulazione di una battaglia sul Carso dove i nostri combattono contro gli austro-ungarici. È un diorama un po' complesso, dove in 7 persone ci abbiamo lavorato per circa un anno. Oltre al diorama della Prima Guerra Mondiale abbiamo un diorama che rappresenta Garibaldi dopo la battaglia di Calatafimi e sta entrando a Palermo. Siamo nel 1860 con lo sbarco dei Mille. Un altro diorama comprende la battaglia delle Ardenne tra gli americani e tedeschi, truppe naziste. L'altro diorama è rappresenta la torre della Maddalena, chiamata anche torre di Garibaldi, anche se Garibaldi non sbarcò mai, perché c'era un'epidemia di colera e quindi era venuto a portare in salvo il cugino, che allora era sindaco di Alghero, si chiamava Giovanni Garibaldi. Un altro diorama che abbiamo è la scuola dei gladiatori di Pompei, dove c'è la simulazione di battaglie tra animali feroci, leoni, e gladiatori. Abbiamo anche diverse altre cose, tra cui le più importanti sono macchine fotografiche di tutte le epoche. Abbiamo una lanterna magica del 1890, abbiamo collezioni di francobolli, annulli postali, monete delle varie epoche, quei calendarietti che davano i barbieri negli anni 50-60, abbiamo le segnalibri, abbiamo i ventagli che davano nei cinema e abbiamo anche collezioni di conchiglie,
collezioni di soldatini di diverse dimensioni, proprio per dare ai ragazzi l'idea della scala di cosa loro stanno collezionando. Abbiamo la Domenica del Corriere, originale, quella illustrata da Walter Molino. Abbiamo collezioni di automobili, ad esempio abbiamo le Ferrari del 1960, abbiamo le collezioni di tartarughe, ad esempio ce n'è una che rappresenta la tartaruga del Gaudì, abbiamo Gagliardetti, abbiamo un pallone del Chelsea firmato dai giocatori del Chelsea, abbiamo le bottiglie di spumante che rispecchiano la Belle Époque, pitturate, diciamo dipinte da Toulouse-Lautrec. E ancora vediamo aerei da combattimento tedeschi, inglesi, Spitfire, e poi abbiamo la chicca della nostra mostra, è una batteria di radioamatori, che è stata presentata nella maniera più consona per far capire ai ragazzi le telecomunicazioni come si svolgevano nel 1900. Per ogni eventuale vostra visita, noi siamo disponibili in via Valverde al numero 4, dalle 17.30 alle 19.30 tutti i giorni, escluso il sabato e la domenica. Sicuramente è una visita interessante quella al circolo del collezionismo e modellismo algherese. Noi ci lasciamo, ora c'è l'ultima pausa per la pubblicità e poi parliamo di sport. Sabato, come di consueto, abbiamo la pagina sportiva che apriamo con il rugby di Serie A, anticipo casalingo per l'Alghero che fra meno di un'ora ospita per la 10ª giornata del girone 3 di Serie A il rugby Perugia. A meno di 7 giorni dal successo, sempre interno con il Pesaro, la compagine algherese cerca un'altra vittoria per cominciare al meglio il girone di ritorno. Il girone di ritorno dell'amatore rugby alghero comincia in anticipo. Oggi alle 14.30 a Maria Pia la formazione algherese ospita il rugby Perugia. L'obiettivo di Capitan Serra e compagni è quello di proseguire positivamente, di aprire il girone di ritorno come è stato chiuso quello di andata, ovvero con una vittoria piena. Il successo di meno di 7 giorni fa contro il Pesaro per 27-21 con tanto di bonus guadagnato ha portato l'Alghero a quota 29, sempre al terzo posto, ora staccato 5 punti dalla quarta in classifica. Il Prato sesto. Davanti ai catalani il Catania con 30 e in testa saldamente c'è la Capitolina con 41. Guardando invece la situazione degli avversari, il rugby Perugia si trova nella parte bassa della classifica, penultima a quota 17 pari con l'Aquila. Nell'ultimo turno i perugini sono reduci da una sconfitta in terra toscana sul campo del Prato per 20-13. Ci sarà voglia di riscatto da parte della formazione di Speziali, che però troverà di fronte a sé una squadra, l'Alghero Rugby, che ha dimostrato di voler restare attaccato ai primi posti della classifica del girone 3 e che anche nell'ultima partita contro Pesaro ha sfoderato una grinta e una determinazione che hanno permesso di portare a casa il risultato e il bonus in una gara davvero equilibrata e a tratti faticosa per il buon rugby messo in campo da entrambe le squadre. Oggi a Maria Pia il pubblico è atteso come sempre numeroso per sostenere l'amatore rugby alghero che in questa prima parte di Serie A sta dicendo la sua. Kick-off fissato alle 14.30, dirigerà l'incontro il signor Dario Merli di Ancona. Passiamo al calcio. Nel girone I di seconda categoria in programma l'ultima di andata. Audax al giro di boa con il fanalino di coda Villiers che sinora ha racimolato un solo punto e subito ben 79 gol. La formazione biancoverde giocherà domani pomeriggio al Cataldi di Santa Maria La Palma. Treseligese impegnato invece a Sassari sul campo del Caniga che ha 8 punti meno della squadra di Bardini. L'obiettivo di Frau e compagni è fare sua l'intera posta in palio per restare in scia della seconda, ora il Monte Alma. Un breve passaggio anche sugli altri campionati. Nel girone sassarese di terza categoria il 1945 Alghero giocherà domani pomeriggio al Mariotti contro il Mara che guida la classifica con 8 punti. In prima categoria girone D l'Olmedo terzo in classifica ospita il Pintore Caddeo, il San Giorgio Perfugas che naviga nei bassi fondi della classifica. L'11 di Fabio Pala invece va a caccia della 10ª vittoria stagionale per continuare l'inseguimento alle due battistrada Lanteri e Codrongianos.
Chiudiamo con il calcio a 5, perché questo fine settimana c'è l'ultima di andata nel campionato regionale di C2. L'Audax riposa, la Futsal Alghero invece ha giocato ieri ad Albagiara sul campo del Maroso Gonnosno, vincendo 4-1 e chiudendo così al giro di boa al terzo posto. Giallorossi, che hanno chiuso il primo tempo sull'1-0 con Becca, sprecando diverse occasioni per il raddoppio. Nella ripresa, pareggio quasi immediato dei padroni di casa. Poi la Futsal Alghero ha trovato i gol della vittoria nell'ultimo quarto d'ora. 2-1 ancora con Becca, poi negli ultimi minuti con il Maroso Gonnosno sbilanciato in avanti sono arrivati anche il terzo e quarto gol con Capitan 32 e Melone. Ora la Coppa Italia, ci sarà ancora il derby tra Audax e Futsal Alghero, considerando che le due squadre hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto. Chiudiamo, come facciamo spesso, la pagina sportiva con il basket. In campo tra oggi e domani le due principali formazioni algheresi, la Mercede in C femminile impegnata nella sesta giornata di ritorno contro il fanalino di coda Spirito Sportivo. Le ragazze allenate da Manuela Monticelli giocheranno stasera alle 19 al Pala Corbia. Giocherà domani pomeriggio invece la Coral sul parquet del Basket Quartu, che naviga nella parte bassa della classifica di Serie D maschile. La squadra di coach Briscese invece con 22 punti e al secondo posto, a sole due lunghezze di ritardo dalla capolista Oratorio Elmas. E il basket chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci.